comporta l'obiettivo di elevare la qualità dell'assistenza, non di ridurre i posti letto, ma invece di accentrarli, ovvero reparti ospedalieri che in invarianza di posti letto, per quanto riguarda la complessità dell'offerta ospedaliera in tutta la regione Abruzzo, abbia a cuore la concentrazione per elevare il numero delle prestazioni per quantità, per qualità, facendo e afferendo a un bacino di utenza più ampio. Questo prevede per l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci il decreto Lorenzin, un decreto che prevede sostanzialmente la ridefinizione degli ospedali per numero di abitanti. Le preoccupazioni, afferma Paolucci, sono giustificabili, ma noi vogliamo solo elevare la qualità e in tempi brevissimi, afferma, siamo ad un passo, uscire dal commissariamento per dare così potere al Consiglio regionale su un tema delicato e importante. Per il sindaco Massimo Cialente ben venga il decreto Lorenzin, la medicina, dice il primo cittadino, è cambiata, il decreto in pratica per lui dice basta giocare. Credo sia arrivato il momento che nel nostro paese si parta non più dagli interessi campanilistici o dei medici, come è sempre stato, ma ci si cominci finalmente a preoccupare seriamente di assicurare una salute di eccellenza ai cittadini delle varie regioni. A chiedere il Consiglio Comunale sulla Sanità, al quale hanno partecipato anche le senatrici Aquilane Blundo e Pezzopane, il consigliere regionale del PD Pietrucci, assente invece il manager della ASL Silveri, tra gli altri l'Aquila Città Aperta con il consigliere Giorgio Di Matteis. Un decreto afferma che espone a molti rischi. Durante il Consiglio i consiglieri Raffaele Daniele e Guido Liris hanno presentato anche una mozione firmata dagli altri consiglieri che impegna il sindaco a proporre la creazione di due ASL regionali e a sostenere la presenza di un ospedale di secondo livello all'Aquila, salvaguardando tutte le specialistiche presenti. Il rischio è che ci sia la possibilità di averne due, ma che in realtà non si possa applicare perché nessuno degli ospedali a oggi, all'Aquila, a Chieti, a Teramo e a Pescara, ha le caratteristiche necessarie. Quindi è chiaro che vogliamo conoscere dalla Regione ciò che deve accadere non soltanto sull'ospedale dell'Aquila, che ci interessa in maniera particolare, ma sul sistema sanitario ospedaliero abruzzese.